ormai ci siamo appunto incamminati in queste letture dantesche, queste particolarissime letture dantesche in turco. Questa è stata una iniziativa voluta proprio per diffondere Dante Alighieri e la Divina Commedia, appunto qui in Turchia, nel pubblico più ampio possibile. Quindi abbiamo chiamato a fare queste letture critiche dei docenti, ricercatori, dottorandi e dottori presso l'Università di Ankara. Abbiamo chiamato appunto a farlo in turco, con delle letture da parte di attori turchi della Divina Commedia, per poter diffonderlo quanto più possibile in questo paese. Oggi appunto abbiamo con noi Cumhur Cazu, a cui do il benvenuto e che ringrazio per la sua presenza qui con noi. Cumhur ha compiuto tutto il suo percorso accademico di laurea, master e dottorato presso il Dipartimento di Italistica della Facoltà di Lingua e Storia e Geografia dell'Università di Ankara, il dipartimento più antico e tra i più prestigiosi dove si insegna l'italiano. Cumhur ha iniziato la sua carriera lavorando come traduttore e annunciatore presso la Radio della Voce della Turchia di RTRT, che ha trasmissione appunto in lingua italiana. Ed ha continuato poi lavorando in diverse posizioni in alcune società private come Baltur, Seat Pagine Gialle, Doğan İti Holding, Joint Venture, e presso il Conservatorio di Dilek Sabancı dell'Università Selçuk e dell'Università di Nevşehir come docente di italiano. A partire dal 2013 è docente di italiano e si occupa dell'istruzione delle classi preparatorie del Dipartimento di Italianistica presso la Scuola delle Lingue Straniere dell'Università di Ankara, quindi profonda attività di docente di italiano, e conduce attualmente delle ricerche sulla letteratura dell'Olocausto, su Michelangelo e sulla letteratura italiana del periodo rinascimentale. Quindi ci fa veramente molto piacere che ha accettato di essere con noi per una lettura critica e commentata del canto 25° dell'Inferno, il cosiddetto canto delle metamorfosi, il canto in cui Dante descrive la punizione dei ladri che si trovano nella settima bolgia dell'ottavo girone, nel quale viene dato il nome di Malebolgia, appunto. Un canto che si apre con un gesto di sfida di Vanni Fuci addio e continua con orribili trasformazioni subite dai ladri fiorentini che si svolgono appunto sotto gli occhi di Dante e di Virgilio. Come negli altri canti dell'inferno, anche in questa stretta relazione fra la pena e i peccati degli spiriti dannati. Perciò, oltre ai ladri, il canto ha per protagonisti anche i serpenti. In questo canto, dal punto di vista letterario, Dante poi gareggia con i maggiori poeti del periodo antico, come Lucano e Ovidio, e afferma un po', se così vogliamo dire, la propria superiorità su quelli classici. Un altro punto che poi Cumhur ci illustrerà meglio, un altro punto importante del canto, è quello che tutti i ladri che Dante incontra sono fiorentini e il poeta esprime per questo motivo tutto il suo rammarico, perché egli stesso fiorentino è stato poi condannato all'esilio dalla sua Firenze, e esprime appunto tutto il suo rammarico, il suo biasimo in quello che sarà poi l'apertura del canto 26° dell'Inferno. Canto che poi ritroveremo nella prossima puntata della nostra serie In cammino a Dante il 5 luglio,
dove il dottor Barış Yücesan, sempre dell'Università di Ankara, ci introdurrà a questo canto, al canto 26esimo dell'Inferno, appunto, che sarà interpretato dall'attore Cemil Büyüderli. Attore Cemil Büyüderli, che poi ritroveremo invece prima del 5 di luglio in un evento di presentazione dell'edizione in turco della pubblicazione relativa all'audiolibro Dalla selva scura al paradiso, un percorso nella Divina Commedia di Dante in 33 lingue. Questa presentazione ci sarà poi il 24 giugno ed è un audiolibro realizzato dal nostro Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, in cui ci saranno appunto letture di canti scelti, anche in questo caso in turco, canti letti e interpretati da attori turchi, canti in turco, e ci sarà appunto la presentazione del volume in italiano e in turco che accompagnerà questo audiolibro. Ci sarà in questa occasione, il 24 giugno, istituzionale del nostro ambasciatore d'Italia in Turchia, ambasciatore Massimo Gaiani, e sarà collegata da Roma la direttrice centrale della promozione della cultura e della lingua italiana del Ministero degli Esteri, la ministra plenipotenziario Cecilia Piccioni. E avremo degli interventi molto interessanti del professor Alberto Casadei, che ha curato l'audiolibro, e lui è docente presso l'Università di Pisa, e del professor Cristiano Bedin, che invece è docente presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Istanbul. Cemil Büyüderli, come ho già detto, leggerà dal vivo in turco alcuni brani scelti dall'audiolibro con i sottotitoli in italiano, quindi un po' un'iniziativa ed un evento che affianca il nostro cammino, la nostra serie di eventi in cammino con Dante e che arricchisce di questa pubblicazione l'anno dantesco organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. Io non mi dilungo oltre, vi invito appunto a sentire i brani recitati da Büyüderli e poi prenderà la parola il nostro professore Cemil Köksu per la lettura critica del canto 25esimo dell'Inferno. Prego. İlahi Komedya Cehennem Kanto 25. Sözü biten hırsız ellerini kaldırdığı o ayıp işareti yaptı. Al Tanrı, bu da yüzüne karşı diye bağırdı. O günden sonra dost bildim yılanları. Çünkü yılanın biri adamın boynuna dolandı, kes sesini der gibi, bir başkası kollarına sarıldı. Öyle bir düğümlendi ki adamı kıpırdanamaz kıldı. Ey Pistoya, Pistoya! Madem ki atana bile rahmet okutuyorsun, niçin kül olup yok olmuyorsun? Cehennemin karanlık dairelerinde senin gibi Tanrı'ya karşı çıkan ruh görünmedi. Tebai surlarından düşen bile böyle değildi. O tek söz etmeden kaçıp gitti. Öfkeli bir kentaur çıka geldi. Nereye gitti o saygısız diye kükredi. İnsan yüzünün başladığı yere dek sırtında taşıdığı yılan sayısı sanırım Maremma'daki yılanlardan fazlaydı. Omuzlarında, ensesinin gerisinde kanatları açık bir ejderha vardı. Ejderha birini görünce ateşler saçıyordu. Ustam, bu gördüğün Kakus dedi. Aventino dağının eteğini kaç kez kan gölüne çevirdi. Kardeşlerinin yolundan gitmedi. Çünkü yanı başındaki büyük sürüyü hileyle ele geçirdi. Herkül'ün gürzü karanlık işlerini sona erdirdi. Belki 100 gürz yedi ama onunu bile hissetmedi. Ustam bunları derken öteki çoktan gitmişti. Bu sırada altımıza 3 ruh gelmişti. Ama kimsiniz siz diye bize seslenmeden önce geldiklerini anlamamıştık. Ustam da bendi. Konuşmamız kesilmişti. Olanca dikkatimiz onlara yönelmişti. Tanımıyordum hiçbirini. Ama sık sık olduğu gibi rastlantı sonucu içlerinden biri bir başkasının adını söyledi. Chiampa da nerede kaldı dedi. Bunun üzerine ustamı uyarmak istedim. Parmağımı çenemden burnuma yönelttim. Ey okur,
Şimdi diyeceklerime inanmakta zorluk çekersen şaşmam buna. Ben bile zor inanıyorum gördüklerime. Dikkatle bakarken ben onlara, altı ayaklı bir yılan atladı birinin üstüne. Dolanıverdi gövdesine. Orta ayaklarıyla karnını sardı. Ön ayaklarıyla kollarını kavradı. Sonra dişlerini geçirdi iki yanağına. Arka ayaklarını kalçalara uzattı. Kuyruğunu bacak arasından geçirip yukarıya, bele doğru kaldırdı. Hiçbir sarmaşık bir ağaca bu korkunç hayvanın bu organlara sarıldığı gibi sarılamazdı. Birbirlerine karıştılar. Renkleri iç içe geçti. Sıcak bal mumundan yapılmışlardı sanki. Artık ikisi de eskisi gibi değildi. Kağıt yanarken önce esmere dönüşür ya, beyaz ölmekteyken kara değildir daha. Onların rengi de öyleydi işte. Onlara bakıyordu öteki ikisi. Nasıl da değiştin Anyel diye bağırıyordu her biri. Artık ne birsin ne de iki. İki baş çoktan teke inmişti. İki yüz birbirine geçmişti. İkisinden izler içeren bir görüntü belirmişti. Dört parçadan iki kol gelişti. Karınla göğüs, kalçalarla bacaklar görülmemiş organlar oluşturdular. İlk görünüşleri silinip gitmişti. İkisine de benzemeyen ama ikisinin de benzeri bu garip görüntü ağır ağır uzaklaştı. Yaz ortasında güneşin kızgın ışınları altında çalılık değiştiren bir kertenkele yoldan nasıl bir yıldırım hızıyla geçerse biber tanesi gibi kurşuni kara, ateşler püsküren bir küçük yılan da o ikisinin karınlarına saldırdı. Bunlardan birini ilk besinimizi aldığımız yerden ısırdı. Ardından onun önünde yere uzandı. Yaralı ona baktı. Hiçbir şey demedi. Ayakları yere çakılı, esnedi. Sıtması tutmuş, uykusu gelmiş gibi. O yılana, yılan ona bakıyordu. Birinin yarası, ötekinin ağzı duman tutuyordu. Dumanlar birbirine karışıyordu. Lucanus sussun artık. Bahtsız Sabellus'la Nasidius'tan söz etmeyi kessin. Anlatacaklarıma kulak versin. Ovidius Cadmos'tan, Aretusa'dan söz etmesin. Birini yılana, ötekini pınara çevirse de şiiri kıskandıramıyor beni. Çünkü bu iki varlığı özleri birbirine karışacak biçimde birleştirmeyi asla başaramadı. Yılan kuyruğunu çatal gibi ikiye ayırdı. Yaralıysa ayaklarını yan yana getirdi. Bacaklarla kalçalar öyle birleşti ki çok geçmeden ek yerlerini bile belli edecek bir iz kalmadı geriye. İkiye ayrılan kuyruk ötekinin yitirdiği biçimi alıyordu. Birinin derisi yumuşarken sertleşiyordu birininki. Kollar koltuk altlarına girmişti. Hayvanın kısa ayakları uzarken kollar kısalıp çekilmişti. Sonra arka ayaklar büzüldü, erkeklerin gizledikleri organa dönüştü. Öteki zavallının organından iki ayak çıktı. Duman ikisini de yeni bir renge büründürdü. Birinde kıllar çıkarken ötekinin kılları döküldü. Biri ayağa kalkarken öteki yere devrildi. Ve böylece değişirken yüzleri birbirlerinden ayrılmadı lanetli gözleri. Ayakta duran gerince şakaklarını, maddenin arta kalanı düzleşmiş yanaklardan kulaklar çıkarttı. Maddenin arkaya gitmeyip yerinde kalanı suratın ortasında bir buruna dönüştü ve yeterince kalınlaştırdı dudakları. Yerde yatan yüzünü öne uzattı. Boynuzlarını içeri çeken bir salyangoz gibi kulaklarını kafasının içine çekti. Konuşmaya hazır yekpare dili ikiye ayrılırken ötekinin çatal dili bütünleşti, duman da artık kesildi. Hayvana dönüşen ruh ıslık çala çala vadiye doğru yürüdü gitti. Yere tükürüp konuştu geride kalan öteki. Yeni omuzlarını ona döndürüp dedi ki, bu sonunda benim gibi bu yoldan dört ayak üzerinde gitmesini istiyorum. Böylece yedinci dairedeki pisliklerin dönüşümünü, değişimini görmüş oldum. Eğer kalemim sürçtüyse bu hata gördüklerimin yeniliğine verile. Gözlerim biraz bulanmıştı, kafam da karışmıştı. Ama yine de kaçanlar gizlenemedi yeterince. Furcio Şankato'yu tanıdım içlerinde. Az önce gelen üç arkadaş içinde bir tek o değişmemişti. Öteki ise Gavilla'yı ağlatan kişiydi. Öncelikle bu projeyi hazırlayan, yürüten ve destekleyen... Desiderei iniziare ringraziando coloro che hanno preparato
eseguito e sostenuto questo progetto all'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, l'Ambasciata d'Italia di Ankara, l'Università di Ankara, Facoltà di Lettere, Storia e Geografia, Dipartimento di Linguistica, Sedat Ponovole, che ha curato le traduzioni in italiano e in turco, e Zeynep Dilsel, che ha recitato il 25esimo canto, e tutti voi che avete dedicato del tempo per venire qua ad ascoltarci. Grazie di cuore. Prima di iniziare devo specificare una cosa, io non sono un dantista, non sono un esperto, ma tutte le vie portano a Roma e se studiamo la letteratura italiana, indipendentemente da quale grande autore analizziamo, in un modo o l'altro ci porta da Dante. Quello che avrà scritto si sarà incrociato con Dante. Posso darvi un esempio dal mio passato. Durante il master avevo studiato Primo Levi, che ha vissuto secoli dopo Dante, è un chimico che ha vissuto in un inferno su questo mondo, creato dall'uomo, che si chiama Auschwitz. Dopo che si è liberato dal campo, diventa uno scrittore, uno che ha voglia di comunicare al mondo quello che ha vissuto, sfogarsi raccontando quell'esperienza terribile con carta e penna, alleggerendo forse un po' quei dolori che ha vissuto. Primo Levi intitola il decimo capitolo dell'opera Se questo è un uomo, in cui racconta ciò che ha vissuto nel campo di concentramento, il canto di Ulisse. E questo capitolo si riferisce al 26esimo canto dell'Inferno di Dante. Se vogliamo riassumere il contenuto di questo capitolo, ha un compagno di nome Jean che cerca di parlare brevemente di Dante e di tradurre questo canto della Divina Commedia frammentariamente in francese. Per Levi, Dante e la sua poesia sono talmente importanti che per un verso che in quel momento non ricorda, è disposto a rinunciare senza esitare alla zuppa che sarebbe la sua cena, che è vitale per sopravvivere nel campo. In breve, Levi ci fa vedere come un italiano, o meglio un uomo, abbraccia strettamente Dante e i suoi versi, ci rendiamo conto ancora una volta della sua importanza. E durante il dottorato ho studiato Michelangelo ed ero di nuovo di fronte a Dante. Non è possibile sfuggirci. Michelangelo era un assiduo lettore di Dante, lo ammirava. Alcuni suoi contemporanei ritengono che ne conoscesse a memoria dei canti e ne ha una tale padronanza addirittura da poterlo commentare nell'opera del suo amico Donato Giannotti, Dialoghi dei giorni che Dante consumò nel cercare l'inferno e il purgatorio. Ecco. In questo libro era in grado di aggiungere dei commenti e così aveva una padronanza completa. Ecco perché è possibile trovare l'influenza profonda di Dante nelle poesie che Michelangelo ha scritto. In più, come nell'affresco del Giudizio Universale, troviamo il volto di Dante o delle citazioni dantesche. Insomma, indipendentemente da quale periodo della letteratura italiane che si stia studiando, è inevitabile un incontro con Dante. Durante il nostro cammino, in un certo punto, il sommo poeta si incontra. Se torniamo al 25esimo canto, che è il tema di questo incontro, come noterete, il 25esimo canto non si apre con una nuova fase del cammino, con un arrivo a una nuova volta. È la continuazione di quello che succede nel 24esimo canto, e perciò sarebbe giusto analizzare questi due canti insieme. In questi canti ci troviamo nella settima bolgia dell'ottavo cerchio dell'inferno. L'ottavo cerchio è una zona che consiste in 10 bolge definite male bolge, con una parola inventata da Dante, che possiamo tradurre in turco come cattive, malvagie, maligne, fosse. La caratteristica di questo comune di coloro che si trovano qua è che tutti questi peccatori sono dei fraudolenti. Il poeta dedica due canti alla settima bolgia, accordandole grande importanza. Qui si trovano i ladri, ma ladro è un termine molto generico. Possono venire dei punti interrogativi. Si trova qua chiunque abbia commesso un furto, oppure con una domanda più concreta. Uno che ruba del pane perché aveva fame viene condannato alla stessa pena di un altro che ha ingannato chi si è fidato di lui. Si è appropriato dei suoi beni. I lettori attenti della Divina Commedia ricorderanno che nella prima parte del settimo cerchio venivano puniti i predoni e i guastatori che usano forza
e rubano. Quindi è un furto anche loro, ma stanno in un altro cerchio. Come specificavo poco fa, chi si trova qua, cioè nella settima bolgia dell'ottavo cerchio, ha rubato sì, ma in un modo sinuoso e di nascosto, usando frode, inganno. Dante, classificando i peccatori, i peccati, mettendo, ordinando il suo inferno, segue come guida l'etica di Aristotele e le opere di Sant'Agostino e di Sant'Tommaso. In altre parole, il sistema etico e morale della Divina Commedia viene formulato basandosi sui pensieri di queste personalità. Quindi le risposte precise di queste domande si possono trovare da Sant'Tommaso. Nella sua opera Somma Teologica analizza dettagliatamente il tema del furto. Secondo Sant'Tommaso, il soggetto che ruba, l'importante è chi sia e cosa abbia rubato, quanto abbia rubato, lo scopo, l'obiettivo del furto e le sue condizioni determinano la pena, il grado del furto. Non è tra i peccati mortali, però in tre casi possono essere uccisi, se ha per esempio rubato cose sacre o se si è appropriato di cose ricoprendo un incarico, una carica pubblica, oppure se uno ruba la libertà di qualcuno. Perciò, come tanti critici hanno indicato, i peccatori del 24esimo e 25esimo canti, siccome subiscono delle pene molto pesanti, avranno rubato in queste maniere. Il canto 24 inizia con questa terzina. Al fine delle sue parole, il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli Dio, che a te le squadro. Il ladro di cui si parla all'inizio del canto 25, che compie questo gesto osceno contro Dio, Giovanni Pucci di Pistoia, non lontano da Firenze, ha vissuto nella seconda metà del XIII secolo, si presenta come una bestia, un mulo. Dante ha scelto appositamente questa parola, mulo, perché nel volgare significa anche figlio illegittimo. Pucci non è soltanto un ladro, ma anche un omicida, un bandito, e fa parte dei neri che sono politicamente ostili a Dante e che l'hanno mandato in esilio. Dante lo descrive in dettaglio, è una persona vile ed estremamente altezzoso, che non si pente, è talmente presuntuoso che definisce un dolore e una vergogna peggiori il fatto che Dante l'abbia visto in inferno rispetto a tutte le altre sue sofferenze. Successivamente confessa il peccato per cui si trova là. Aveva commesso un furto alla sacrestia di una chiesa di Pistoia ed era fuggito accusando un altro. Osserviamo che tante anime dannate in inferno si sono pentite di aver commesso dei peccati, ma Fucci non mostra un minimo cenno di pentimento. Anzi, affinché Dante non sia felice di sentire la sua pena, dà notizie sul futuro, che i bianchi verranno sconfitti e che Dante verrà mandato in esilio insieme agli altri bianchi. E dice tutte queste cose solo per rendere infelice Dante. Tutto questo si racconta nel canto 24esimo e che si conclude così. Anche se si conclude, Vanni continua, prosegue, perché all'apertura del 25esimo canto, ecco, fa questo gesto blasfemo, osceno contro Dio. E con questa sfida Dante lo paragona con il pagano Capaneo, molto altezzoso, che ha cercato di umiliare Giove nel 14esimo canto, in effetti poi fu ucciso con un fulmine, però persino lui non era così irrispettoso quanto Vanni nei confronti di Dio. E Dante stesso e tanti critici sono d'accordo che uno così irrispettoso, uno così maligno, forse non ce n'è. Come si vede, Fucci è uno dei personaggi importanti dell'inferno e unisce, creando un ponte fra due conti, i canti. Qui vediamo le pene, vediamo
nella settima bolgia vediamo una confusione con tanti serpenti, incontrano Virgilio e Dante. Qui si pensa, si vede la fonte di Dante, la Farsalia di Lucano, il nono libro. E si vede che nel 25° canto in effetti sfida Lucano, entra in gara con lui. E si dice che, e lui dice che i tre deserti africani, se unissero tutti i loro serpenti, non potrebbero creare un'immagine così terribile. E tra i serpenti ci sono questi peccatori che corrono nudi. E si uniscono i corpi delle persone e dei serpenti. Si vede che nel 24° sono intorno, addirittura una metamorfosi nel 25° canto. Qui c'è una base etica, c'è una base teologica per questa pena. Da una parte il ladro agisce di nascosto e sinuoso, assomiglia a un serpente, però ciò che ha fatto sul mondo, ecco, cioè rubare, adesso è la sua pena, cioè la sua identità e il suo corpo gli vengono sottratti, rubati. Dopo che Fucci scappa, vediamo il centauro Cacco, che tra l'altro, gli apriamo una parentesi, Cacco è come gli altri centauri, non è al settimo cerchio per prima parte, e ce lo spiega Virgilio a Dante. Dice, non va con suoi fratei per un cammino, per lo furto che frodolente fece. Ecco, si vede che, contrariamente ai propri fratelli, Cacco si trova in questo cerchio perché era un furto fraudolento. E sparisce anche Cacco, Dante e Virgilio stavolta prestano attenzione a tre anime poco prima della metamorfosi. Qui non è importante chi siano questi peccatori, ma è quanto siano insolite queste metamorfosi. Non si spiegano, vengono nominate delle persone, ma non si raccontano le loro storie, né i loro peccati. Soltanto tre frasi brevi pronunciano. È aperto ovviamente all'interpretazione, però a quanto pare sono appartengono agli ultimi 20 anni di Firenze, hanno ricoperto delle cariche pubbliche, sono di famiglia un po' nobili, sono fiorentini e probabilmente sono Agnello Brunelleschi, Boso degli Abati o Boso dei Donati o Puccio Ciancato. Poi il primo serpente con sei piedi è un ladro di bestiame, Cianfa Donati, e il serpente nella seconda metamorfosi è Francesco Cavalcante. Però Dante non pronuncia i loro cognomi e i reati che hanno commesso. Si concentra sulla metamorfosi, cioè come si trasformano in serpenti. I peccatori perdono loro stessi, si trasformano in una bestia, tra l'altro, di cui si parla nei testi sacri. Ecco, per far capire quanto le loro identità gli furono loro rubate, non utilizzano, pronuncia i loro nomi. Ci sono solo pronomi. Ecco, un gioco molto di elevato livello. Il lettore fa fatica a capire di chi si tratti, spesso non capisce. Ecco, tutto questo aumenta l'effetto del furto che hanno subito, cioè gli viene rubata l'identità. E la descrizione delle metamorfosi. Dopo il poeta lucano, quello del deserto e dei serpenti, poi Ovidio, il poeta della metamorfosi. Sfida questo poeta stavolta. Nella prima metamorfosi c'è un serpente che con i cui le cui membra
si confondono con la persona che attacca. Cosa mai vista, dice Dante. Poi nella seconda, l'uomo e il serpente si scambiano i corpi. Vengono fuori anche dei fumi dalle ferite, dalle bocche. E membro per membro, organo per organo, spiega come si scambiano questi corpi. Dopo la metamorfosi dice taccia di Cadmo e di Arethusa, Ovidio, che se quello in serpente e quello in fonte, converte poi tanto, io non l'invidio, dice. Cioè, in realtà dice che non li invidia più perché ha superato questi autori classici di Roma. Solo in inferno può succedere questo, Dante, mentre lo descrive, perché uno lo possa immaginare con analogie. Nella prima metamorfosi, per esempio, pensa a, ricorda l'edera che si arrampica, i corpi che si riuniscono come cera calda, oppure il cambiamento del colore della carta che cambia colore mentre brucia. E poi nella seconda metamorfosi si vede un ramarro sotto il sole canicolare come si muove velocemente, oppure una lumaca che si ritira dentro. Sono analogie che aggiungono un colore al racconto, così il lettore può cominciare a immaginare anche queste metamorfosi molto estranee a lui. Poi qui vediamo un altro punto importante. Qui i peccatori si trasformano in bestie, perdono i loro corpi, ma lui non manifesta nessuna misericordia, pietà, non si vede una compassione, perché prima ricordiamo che per esempio nel 20° canto, anche in altri casi, e gli dispiaceva, ricordiamo per esempio quando ha detto se Dio ti lasci, lettor, prendere frutto di tua lezione, or pensa per te stesso, come io potea tener lo viso asciutto quando la nostra immagine di presso vidi sì torta che il pianto degli occhi, le natti che bagnava per lo fesso. Invece qua è indifferente, è più duro. Col sangue duro, come con obiettività quasi scientifica, così accompagna la deteriorazione, il deterioramento, la distruzione dell'uomo mentre si scende giù attraverso l'inferno. Si vede che in ogni bolgia c'è meno compassione da parte di Dante. Qui l'unica sua reazione è alla fine del canto, parla di occhi chiusi e di animo smagato. Partendo da Fucci, all'inizio del canto, vediamo parlare di Pistoia, di cui parla con rabbia, ne vuole la distruzione. Poi all'inizio del 26°, qui sentiamo la sua vergogna, perché Fiorentino, tutti e cinque i ladri sono fiorentini, e dice che non aggiungerà onore a Firenze. Grazie di avermi ascoltato. Se avete domande su questo canto, cerco di rispondere entro i limiti della mia conoscenza. Ecco. Non so se ci sono appunto delle domande che potete porre o nel modulo appunto Q&A, domande e risposte direttamente alla Jean-Marc Gesù. Credo che...
ci siano forse... Non ci siano domande. Benissimo, allora io ringrazio ancora una volta Giulio Cusù per per il suo intervento, per la sua presenza qui. Vi do appuntamento al 5 luglio, come vi avevo già annunciato all'inizio, per la puntata di In Cammino con Dante con il dottor Barish Jesan. E ringrazio tutti per la vostra attenzione e proseguiamo con le nostre iniziative. Grazie ancora a tutti.